ragazzi, sono Mr. X e come potete ben vedere da, diciamo, quello che c'è qua attorno, è un buon metodo per cominciare a festeggiare i 30 anni di Ghostbuster. E come non festeggiarlo con tutto questo armamentario che ho da farvi vedere? Vabbè, poi dopo ve lo farò vedere in una maniera piuttosto ben specifica, ma diciamo che il succo della questione, ragazzi, era per farvi vedere, scusate che sposto la melma, KE e vari videogiochi, non è altri un unboxing relativo a questa collezione dei 30 anni di Ghostbuster. Come potete ben vedere, ragazzi, una bella collezione in Blu-ray, una collezione veramente fatta bene, diciamo, sotto certi aspetti, che include finalmente la rimasterizzazione in 4K di Ghostbuster 2 e Ghostbuster 1. Praticamente, ragazzi, tendo inoltre a precisare che sono presenti anche le famose scene tagliate che non erano mai state fatte vedere in Ghostbuster 2. Tra l'altro, tendo inoltre a ricordare che anche se sono state inserite delle scene tagliate, purtroppo non sono presenti tutte. Però, ragazzi, come potete ben vedere, questo è il cofanetto di Ghostbuster per i 30 anni, che ho avuto, diciamo, anche la fortuna di pagarlo veramente poco. Veramente poco, che come minimo ci ho risparmiato $60 preordinandolo da Amazon, e per di più ho avuto anche la spedizione gratuita, cioè nel senso l'ho pagata, però successivamente mi è stata restituita indietro, quindi è stata veramente una botta di fortuna, infatti. Perciò, ragazzi, questo cofanetto qua lo conserverò in una maniera veramente proprio in una vetrina. Quando avrò la possibilità metterò tutto in una vetrina e poi successivamente avrete modo di vedere tutto e di più. Comunque, ragazzi, passiamo bene alla descrizione di questo cofanetto qua. Come dicevo, infatti, questo cofanetto qua adesso vi farò vedere che cosa esattamente contiene. In primis togliamo la protezione, eccola qua, così evitiamo anche di far danno. Proprio cerchiamo anche di fare un'apertura molto molto delicata, perché diciamo che questo cofanetto qua dovrò tenerlo proprio nelle migliori condizioni. Potete anche ben vedere, è veramente bello perché contiene anche questa figure di Slimer, questa in edizione, diciamo, limitata del nostro amico Slimer. Ora apriamo e che cosa troviamo su interno? Ecco qui, ragazzi, questo è il cofanetto contenente il Blu-ray del primo Ghostbuster e del secondo Ghostbuster. E inoltre sono presenti anche, diciamo, artwork e tutto presenti appunto qua dentro, proprio in edizione limitata, tra cui storyboard e tantissime altre cose, come potete ben vedere. Tutto e di più, ragazzi. Purtroppo non sono state messe determinate scene tagliate come pensavo io che alla fin fine avessero potuto mettere, invece purtroppo non sono state messe, però almeno hanno messo anche il concept art dei fratelli Scoleri che si trovavano in tribunale in Ghostbuster 2, chi potesse anche ricordare. È presente veramente tutto e di più. Però, insomma, è già una cosa positiva che hanno messo certe significative scene tagliate. Secondo me alcune potevano anche risparmiarsele, perché per il semplice fatto che alla gente interessava più che altro vedere alcune cose in Ghostbuster 2, tante altre cose, come famose scene tagliate, come quando Lewis tenta di catturare Slimer. Sì, è presente, ma soltanto quando indossa lo zaino protonico, mentre quando piazza una trappola e distrugge un soffitto con la potenza della trappola, questa purtroppo è stata tagliata, e tantissime altre scene, ragazzi, che purtroppo appaiono invece nel libro di Ghostbuster 2 che mi ha regalato Chiara, che poi avrò anche il piacere di farvi vedere, cioè vi aveva già fatto vedere Chiara, però io ve lo faccio vedere nuovamente. Perfetto, ragazzi, questo è il cofanetto, mettiamo via, poi andiamo avanti. Attenzione, ragazzi, qua arriva la parte un pochettino più delicata di tutta la questione. Oh, riusciamo anche a tirarlo fuori senza far danno? Ma certo che ci riusciamo. Deposito un attimo questo qui. Qua dovrebbe esserci la figure del nostro amico Slimer. Vediamo di riuscire a toglierlo senza far danno, anche perché è scocciato e preferirei appunto non fare danni, perché deve essere una cosa proprio da museo tutto questo. Quindi con la forbice tendo a rimuovere delicatamente lo scotch di protezione.
Ok, sono riuscito ad aprirlo, ragazzi, attenzione. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qua. In primis questo è il libretto su come va montato Slimer, eccolo qua. Ecco, questa è la figure, madonna mia che bella. Madonna mia, è proprio bellissima. È anche pesante, molto pesante. E questo è il nostro amico Slimer, proprio il design è quello relativo a Ghostbuster 1. Perché Ghostbuster 1 aveva un tipo di design, mentre si vedeva chiaramente che il secondo, diciamo, Ghostbuster aveva, diciamo, reso un pochettino più cartunesco. Avete visto, ragazzi, che bello? Mi deposito un attimo qua il tutto. È veramente molto bello, ragazzi, eccolo qua. Infatti sì, è proprio lui. Il PKA certifica proprio la sua presenza, è proprio lui. Avete visto? È proprio Slimer. Che dire, ragazzi, è stato veramente un bel acquisto, anche perché ci ho speso veramente molto di meno di quanto è stato proposto all'inizio. E quindi, ragazzi, vedere anche Ghostbuster in 4K è stata veramente una soddisfazione pazzesca. E specialmente anche certe scene tagliate anche, che sono apparse nel libro, e per di più tante altre cose, come per esempio l'assistente del sindaco davanti al museo, gli succederà qualcosa di veramente brutto per chi magari si è documentato sulle scene tagliate o altro. Infatti questa scena qui è stata tagliata perché è considerata probabilmente violenta. E quindi, ragazzi, questa è la figure di Ghostbuster, e per festeggiare sempre Ghostbuster, diciamo, per i 30 anni, ho intenzione di mostrarvi tante altre cose. Comunque, ragazzi, questa figure è veramente magnifica. Quindi la figure e Ghostbuster in Blu-ray, proprio a rimasterizzazione in 4K, che ho avuto modo di vedermelo, è veramente una cosa pazzesca. Per di più anche nel Ghostbuster 1 è presente anche il video musicale di Ray Parker Jr. È veramente stupendo, perché vederlo poi in HD, quando eravamo magari abituati al tempo a vederlo su... Sì, è stato fatto vedere anche su MTV raramente, però magari al tempo quando esisteva Telemonte Carlo, così, proprio 20 anni fa, alla fin fine ogni tanto veniva mostrato ed era sempre uno spettacolo vedere il video musicale di Ghostbuster. Poi è presente anche il video musicale di Ghostbuster 2, ma quella di Bobby Brown. Bobby Brown è il cantante, quello che appariva davanti alla casa del sindaco, che chiedeva ai Ghostbuster: non avete uno zaino protonico per mio fratellino? Lui piacciono tanto. E Egon rispondeva col vocione: beh, lo zaino protonico non è di certo un giocattolo. E quindi quello era, ragazzi, il cantante Bobby Brown, che ha fatto, diciamo, il video musicale di On Our Own. Spero di averlo pronunciato giusto, perché io purtroppo con le pronunce non sono veramente molto bravo. Comunque è presente anche un altro video musicale dei Run DMC, soprattutto, cioè, per quanto riguarda il Ghostbuster 2, in una versione rap, diciamo, della canzone di Ghostbuster. Qua non capisco perché non è stata messa, però non importa, è già tanto, secondo me, quello che è stato inserito. Forse potevano concentrarsi un po' di più sulle scene tagliate, perché se in Ghostbuster 1 ne hanno messe 10, che tra l'altro non sono tutte, c'è tutto e di più, in Ghostbuster 2 ne sono state messe 7, che secondo me almeno 10 potevano inserirle, tipo il Ray posseduto che guida l'Ecto 1, la scena quella dello spettro che corre a Central Park, perché era molto più lunga e estesa, e quando Lewis piazzava una trappola in cucina, una trappola come questa in cucina, alla fin fine secondo me si poteva fare, però non sto a discutere le scelte che ha fatto Sony, però va bene così, c'è tanto avere questo malloppo qua. E adesso, ragazzi, proseguirà la spiegazione di tantissime altre cose. Un attimo nello specifico e vediamo appunto Slimer, che bello che è, avete visto? E questo è chiaramente il cofanetto con al suo interno tutto e di più, ragazzi. Veramente una cosa magnifica. Avete visto? Questa è la melma psicoreattiva. Quindi, riepilogo di tutto, ragazzi, questo cofanetto qua di Ghostbuster di 30 anni, contenente quindi la gift di Slimer, eccolo qua,
E poi adesso ragazzi passiamo nello specifico per mostrarvi tanto altro. Come potrete inoltre vedere anche per festeggiare i 30 anni, diciamo i 30 anni nella tana di Mr. X, praticamente vi proporrò anche diciamo tutti i videogiochi che possiedo nella collezione di Ghostbusters, partendo quindi, so che non si dovrebbe partire dal più vecchio, ovvero dal Ghostbuster che è uscito nel 2009, però chiaro, è da dire che è un tributo appunto ai primi due film, infatti è appunto un seguito ufficiale, questo Ghostbuster qua, ai primi due film, infatti è ambientato nel 1991 dopo la battaglia di Vigo e qua praticamente si fa riferimento parecchio al primo film perché diciamo come trama è proprio un diretto al primo film insomma. Senza contare anche che appare il quadro di Vigo come tributo, appare il quadro di Vigo ma all'interno della casa di Ghostbuster. Mi sono sempre domandato come c'è finito lì dentro, anche perché se vi ricorderete alla fine di Ghostbuster 2, Vigo era stato, il quadro di Vigo era stato distrutto ed era apparsa diciamo la forma angelica dei nostri quattro eroi. Comunque vabbè, comunque ragazzi vi farò vedere altri giochi. Adesso abbiamo il Ghostbuster del Mega Drive che ho già fatto il gameplay proprio completo e tutto, dove praticamente anche questo poteva essere considerato un seguito dei film ragazzi, perché anche qua si aveva diciamo a che fare con un distruggitore, anche qua abbastanza simile a Gozer perché si andava proprio direttamente in un'altra dimensione. Infatti qua si era parlato spesso negli anni 90 del diciamo fantomatico Ghostbuster 3, dove praticamente i nostri eroi andavano veramente in un'altra dimensione per affrontare qualcosa di veramente maligno. Si era anche ipotizzato l'inferno, si era ipotizzato tanto di più ragazzi. E comunque in questo Ghostbuster qua alla fin fine si va a sconfiggere una specie di divinità, un altro distruggitore, per Sega Mega Drive o per Sega Genesis, per chi magari l'ha conosciuto per Sega Genesis. Questo Ghostbuster qua c'era la possibilità di scegliere tre Ghostbuster. Non capisco perché anche qua Winston non era stato messo, perché probabilmente essendo appunto chiamato Ghostbuster, nella locandina del primo Ghostbuster non appariva infatti Winston, ma appariva bensì come personaggio secondario verso metà film, e comunque probabilmente per questo fatto qua. E infatti questo gioco qui era stato pubblicato nel 1989, quindi nel periodo di Ghostbuster 2 o probabilmente subito dopo. E questo evidentemente lo consideravo io come un seguito, perché la trama non era affatto malaccio, perché dalla profondità di New York emergeva qualcosa e si parlava anche di un castello, di un maniero, che dovevamo trovare delle, diciamo, delle tavolette. Scusate che chiudo la finestra perché qua stanno rompendo un po' le palle e non riesco mai a spiegare in pace le cose. Qua praticamente si apre una voragine e dalla voragine è presente diciamo un'altra dimensione, e inoltre è presente anche la tematica di tre tavolette del destino che se riunite con una pietra particolare scatena appunto l'inferno. E quindi ragazzi è veramente una trama molto molto carina per questo Ghostbuster qua. Poi abbiamo il Ghostbuster del Sega Master System, che proprio si parte qua agli arbori, perché le versioni più antiche, se non ricordo male, cioè non vorrei dire una cavolata, è quella del Commodore 64, che era proprio basata sul primo film. E qua praticamente con l'acquisto di una determinata macchina, tre tipi di macchine, facciamo anche una quarta perché la quarta è quella speciale, tre macchine che si potevano scegliere, ovvero la semplice tipo macchina di fantozzi, tipo rossa, la macchina classica di Ghostbuster al costo di $4,800, proprio come si diceva nel film, e la station wagon che costava praticamente $6,000. E qua si andava un po' sul caro, e in base alle nostre catture si doveva superare il prestito della banca girando per casa accumulando quindi $10,000, e se si superava questa cifra qua, comprando chiaramente trappole, strumenti di cattura e attenzione all'uomo delle caramelle, al Marshmallow Man, perché a un certo punto del gioco arrivava e alla fin fine distruggeva i palazzi. E superata la cifra di 10.000 si andava a Zul, al palazzo di Dana Barrett, per sconfiggere chiaramente i Gozer, il gozeriano che arrivava a distruggere il mondo. Ed era veramente carino perché anche graficamente era fatto molto meglio rispetto ai suoi predecessori. E quindi ragazzi, veramente un gioco da collezione che io ne vado fiero di possedere. È stato anche uno dei miei primi giochi dell'infanzia. Per quanto riguarda poi altri videogiochi, passiamo al mitico Ghostbuster 2 per PC, proprio la versione floppy di Ghostbuster 2,
praticamente proprio basato su sul Ghostbuster 2. E qua, come potete ben vedere, appare anche Winston. E qua diciamo che la modalità di gioco è, scusate un po' di polvere purtroppo, la modalità di gioco è utilizzando un mouse, ci spostavamo con i Ghostbuster e catturare lo spettro in questione. Infatti con lo spettro in questione aveva un tot di energia, quando essa veniva esaurita automaticamente la trappola si apriva e si catturava lo spettro. Ed era molto bello perché si facevano gli esperimenti di melma, si andava nel sottosuolo a recuperare la melma, trasformare la melma negativa in melma positiva come questa. E quindi ragazzi, veramente molto bello, perché se si perdeva un Ghostbuster in battaglia, esso andava al Parkview Hospital, nel reparto psichiatrico del Parkview Hospital, e allora eroicamente un Ghostbuster doveva intrufolarsi nel, diciamo, nel reparto psichiatrico e recuperare il Ghostbuster che era stato, diciamo, rapito e salvarlo scappando con l'Ecto-1A. Quindi veramente molto belli, infatti i floppy li ho conservati e sono veramente in ottimo stato, ragazzi. Eccoli qua. Questo è Ghostbuster 2, poi dopo si doveva anche comandare la Statua della Libertà per giungere al museo. Questa era veramente la parte più difficile, perché tendo a ricordare, ragazzi, che per potersi orientare non bisogna girare a casaccio, ma bensì utilizzare la mappa che è presente nel libretto. Quindi ragazzi, se scaricate il gioco sarà anche difficile riuscirci, perché non avendo la mappa non potete girare tranquillamente la città. Con la mappa che è presente nel libretto delle istruzioni, allora è tutto un altro discorso. Con questo, ragazzi, i videogiochi sono, diciamo, mostrati e adesso vi farò vedere tant'altro. Al tempo, ragazzi, quando proprio il fenomeno Ghostbuster 2 era alle stelle, erano stati pubblicati, diciamo, dei libri appunto relativi al film. Questo è il fumetto che è uscito quando è saltato fuori il videogioco per i 25 anni, ve lo spiegherò dopo. Praticamente, ragazzi, questo libro qua, che vi ha già mostrato Chiara, non era altro che proprio un tributo al film completo, proprio completo, di Ghostbuster 2. Infatti qua, ragazzi, sono presenti quasi tutte le scene che sono state tagliate. E infatti, ragazzi, questo libro qua, proprio basato su Ghostbuster 2, dice dal film omonimo, però, ragazzi, questo è il vero Ghostbuster 2, proprio la versione si può considerare Director's Cut, perché qua tutte le scene, ragazzi, anche proprio missioni che manco mai vi siete immaginati di vedere o altro, qua sono presenti in questo libro qui. E infatti, suddiviso proprio in capitoli, verrà proprio spiegata anche la psicologia, diciamo, e il carattere di ogni personaggio, o meglio, non proprio apertamente, ma che lascia intendere, specialmente anche il comportamento di Peter verso Dana, che alla fin fine c'è, ha sempre provato questo sentimento verso lei, e qua viene proprio spiegato in una maniera molto precisa. E tendo anche inoltre a ricordare, ragazzi, che Ghostbuster 2, quello che vi è stato mostrato, è un po' misero, diciamo, il film completo di per sé. Questo è il vero film, ragazzi, quindi trovare questo libro, meglio, Chiara mi ha permesso di trovare questo libro qua, e alla fin fine, ragazzi, se non era per lei non avrei mai potuto avere questa chicca. E quindi, ragazzi, questo Ghostbuster 2 qua non è altro che un pezzo proprio da collezione, da tenere per chi è veramente un amante della saga. E infatti, ragazzi, come potete ben vedere, anche qui, essendo Ghostbuster 2, è apparso Winston, che anche qui ha un ruolo veramente fondamentale. E qua è persino presente la scena, ragazzi, dove vi ricordate i Ghostbuster che andavano nel manicomio e tutto? Ecco qua, come fanno a uscire? Non di certo grazie a Lewis. Sì, Lewis è andato a cercarli, ma ha convinto suo cugino Sherman a farli venire fuori, spacciandosi chiaramente per il quinto Ghostbuster, Lewis, perché Lewis qua, con molta probabilità, era stato centrato per fare il quinto Ghostbuster. Poi probabilmente il regista Ivan Reitman ha pensato di non inserirlo, a causa forse per la sua semplicità, perché è un po' goffo, un po' pasticcione, forse non lo riteneva all'altezza per fare il quinto Ghostbuster. Però già lo faceva intendere, infatti quando tentava di prendere Slimer diceva a Janine di non dirlo a nessuno, perché si stava allenando in segreto per diventare il quinto Ghostbuster nel caso qualcuno dovesse ammalarsi o tutt'altro. Perciò, ragazzi, tendo inoltre a precisare che probabilmente in un Ghostbuster 3, se fosse stato realizzato negli anni 90, probabilmente sarebbe apparso Lewis. E inoltre, ragazzi,
Forse anche questo è il motivo perché non è mai stato, sono state presentate le scene tagliate, perché volevano dipingere Luis forse come quinto Ghostbuster, ma se non si realizza un Ghostbuster 3, niente Luis come Ghostbuster. Probabilmente è stato questo anche il significato delle scene tagliate nei suoi confronti. Perché nella prima trasposizione cinematografica appariva la scena proprio quando c'erano tutte le catture, la sigla dove catturavano, così, no? Era presente anche la scena dove lui spiazzava la trappola. E quindi evidentemente questo era stato fatto intendere che lui doveva diventare veramente il quinto Ghostbuster. Poi ragazzi, qua è presente anche i fumetti che erano usciti proprio nel periodo di quando è uscito Ghostbuster il videogioco, che presentano proprio delle storie alternative, proprio un seguito ufficiale ragazzi, dopo il Ghostbuster 2. E qua praticamente si parla anche parecchio di Egon, del suo maestro che gli ha insegnato tante cose. Ogni storia è proprio centrata su ogni personaggio. E inoltre, ragazzi, anche qua è proprio un seguito diretto perché in questa scena qua ritorna anche Jacquard Meyer, che è l'assistente del sindaco che era stato licenziato proprio durante la storia perché aveva rinchiuso i Ghostbuster nel Parkview Hospital. Nelle scene tagliate Jack muore perché viene assorbito dalla melma ed è una scena molto violenta davanti al museo. Poi invece, essendo appunto nella realtà tagliata la scena, è considerato ancora vivo e quindi riappare. E inoltre, ragazzi, questo. Ne abbiamo due copie, una mia e una di Chiara, e quindi è stato veramente un enorme piacere poter conservarli entrambi. E questo, ragazzi, per chi non lo possiede, consiglio veramente di reperirlo perché è veramente un titolo molto molto bello e veramente molto attaccato, proprio centrato sui quattro Ghostbuster. E quindi veramente una cosa magnifica. Adesso, ragazzi, passiamo ad un'altra cosa, l'attrezzatura di Ghostbuster che vi mostrerò. Parte ora finale relativa appunto all'attrezzatura Ghostbuster. Come avete già visto in precedenza, questo è il misuratore di energia, il PKE, come potete ben vedere. In base alle segnalazioni paranormali, questo tende ad aumentare e diminuire la potenza. Potete ben vedere. Questo ve l'avevo già fatto vedere al tempo. Avete visto? Cambiare anche la direzione dello spettro. Poi dopo passiamo alla trappola, che sicuramente voi la conoscete molto bene. Avete visto proprio lei con i suoni proprio relativi al film. Questo è il pedale, potete ben vedere. Questo è il circuito da attaccare alla cintura, che è praticamente una semplice scheda, basta attaccargli un cavo del telefono e quindi semplicemente nulla di complicato, ragazzi, circuito elettronico. Questa non è altro che, guardate, la trappola. Premendo praticamente il pulsante c'è la possibilità di aprirla. Premendo ancora il tasto. Chiusura. E questo indica la cattura dello spettro. Avete visto? Molto carina. E in più tende anche a muoversi. Lo spettro è dentro. Avete visto? Una roba veramente da non credere. Veramente proprio un gioiellino. Avete visto? Adesso possiamo spegnere anche la trappola. Inoltre, ragazzi, anche per chi non lo sapesse, esiste anche la possibilità di rimuovere la trappola. Scusate, eh. Praticamente si può rimuovere quando in teoria si può depositare lo spettro nella griglia di contenimento, avete visto? Praticamente è a incastro. Poi ragazzi, cosa veramente fondamentale, questo è lo zaino protonico
per catturare l'entità sovrannaturale, avete visto? Non sto lì, ragazzi, ad accenderlo per il semplice fatto che ho rimosso le batterie, onde evitare che... Cioè, la mia paura è che magari le batterie al suo interno tendono un po' a scadere, quindi automaticamente a far fuoriuscire l'acido. Quindi può capitare che magari si ossidino e quindi è sempre rischioso per i circuiti interni. Comunque, ragazzi, avevo già mostrato il funzionamento in un altro video dove lo indossava Chiara e quindi... Praticamente, ragazzi, per chi volesse vedere indietro basta cercare praticamente nei nostri video la voce Ghostbuster 2 e vedrete tutto di più, ragazzi, non preoccupatevi. Questo, ragazzi, è lo strumento proprio basilare per la cattura degli spettri, uno zaino protonico vero e proprio. Ed è proprio lui. Avete visto? Proprio anche il fucile, tutto. Spalliere. Tutto è proprio lui, ragazzi. Accensibile da qua dietro, potenza, ciclotron e sparo. E inoltre, ragazzi, questa è la tuta relativa al primo Ghostbuster. Quella che io sto indossando tuttora è quella relativa al Ghostbuster 2. Infatti, come potete ben vedere, questa è la prima. E questa che indosso io è quella relativa al Ghostbuster 2, che avrò modo anche di mostrarvi, non preoccuparvi. Non preoccupatevi. Questa che vedete, ragazzi, invece è quella relativa a Ghostbuster 2, infatti il simbolo qua lo specifica bene, che era proprio quella, la divisa blu, ve la ricorderete. Questa è quella che ha utilizzato anche Chiara, praticamente bene o male la misura è simile, perché per lei è un pochino larga, mentre per me è giusta, quindi è proprio perfetta. Questa è proprio quella di Ghostbuster 2, ragazzi. Dimenticavo poi i guanti, queste sono le spalliere, gomitiere, scusatemi, e questi sono i guanti antiacido. E adesso, ragazzi, passiamo ai saluti. Adesso, ragazzi, passiamo direttamente ai saluti, perché ormai tutto quello che dovevo farvi vedere, scusate, ve l'ho mostrato, e quindi spero che la mia collezione, mia e di Chiara, di merito Ghostbuster 2, il cofanetto e tutta l'attrezzatura e tantissimo altro vi sia piaciuto. E spero che continuate a seguire la Tana di Mister X e vi ringrazio tutti per il sostegno proprio lasciato. Ci ringrazio anche gli amministratori di Gamers Grid per averci dedicato il gameplay di Hyrule Warriors, perché cavolo, è stata veramente una cosa pazzesca. Infatti non preoccupatevi, ragazzi, voi andate ugualmente avanti a fare il gameplay, anche se c'è gente che dirà una merda, mi fa schifo, sono indeciso. Non preoccupatevi, ragazzi, quella gente lì non ha ancora capito un cavolo, perché gente che dice così, che critica i giochi ancora prima di giocarli, è perché segue sempre i soliti imbecilli sul tubo che subito, senza che abbiano preso il gioco, ne parlino male. Come del resto al tempo, Ghostbuster che uscirà nel 2009 sarà uno schifo, non sarà niente, e poi quanta gente l'ha comprato, quanta gente l'ha comprato. Perciò, ragazzi, non meravigliatevi, perché alla fine chi lo critica poi alla fine lo prende, non preoccupatevi. Quindi Gile Shinigami, andate avanti con questo gameplay, grazie veramente per la dedica, perché a me Chiara è veramente molto piaciuto. Quindi io vi ringrazio anche Chiara che ha gradito veramente la sorpresa e ci sentiremo nel prossimo video commentato o qualche altro unboxing o qualsiasi altra cosa. Detto questo, vi salutiamo, ciao e grazie per aver visto il video e tutti gli altri video presenti nel canale. Ciao a tutti!